Santa Michele che vi porti il vostro conforto. Caffè Caffelungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa star più allegri e qualche volta evita i dispiaceri. Volete un caffè? Non mi piace. Ma vi sentite male? Avete una brutta faccia. È l'odore del caffè. Soffro di claustrofobia. Ah. E con questi finestrini chiusi, qua dentro, mi manca l'aria. Pare di stare in galera, eh? E non dite così, che io vomito veramente. Volete una pillola per il male di stomaco? Non, signora. No, io le tengo perché pure a me certe volte sopra questo treno mi volta lo stomaco. Ah, sì. E ci vuole pazienza. Comunque, se vi aggravate, io qua sto. Ah. Come si dice? Ci teniamo a stretto contatto di vomito. Bravo. Da mezzo strumo. Voglio. Tu non hai capito niente. È meglio che levate la mano da sopra il braccio. E perché? Che succede se non la... Vi fanno le schegge dentro alle dita, quello il braccio è di legno. Tu non devi suonare, hai capito? Dove sto io la gente deve dormire. E io come lo vendo il caffè? A Natapà! E senza suono. E i soldi che devo fare stanotte me li date voi. Senti, ti spezzo quell'altro braccio. Lo potrò, lo potrò! Addome! Addome! Lascio stare, annaccia morto! Voglio, tu sei fortunato. Sono nato a voi, hai capito? Sono, sono. Tu sono, e poi vedi cosa succede. Scusi, sa lei quanto si arriverebbe a Pompeo con questo conforto? Cazzo, cazzo. Tutto sì, lo controllo, controllo. Anche lo devo controllare. Oh, buona questa, ragione è buona. Sì. Dite un'altra, è stata spiritosa. Lì. Voi, che cade da cadè? Cosa? Cosa cadete lì? La che la so, è che l'urde è da cadè. Aspetta, cos'è? Tese! Voi! Cos'è che la urche? È dentro lì? Eh? La rota! Che parliga! Questo? Sono patane, pane e patane. Le patane? Cartofene. Cartofene? Cartofene, patane. Hai capito che ne vuoi? Che ti dici? Hai intendente? Io Nick, io Cameraden. Cameraden? Cameraden, Cartofen. Cartofen? Ma che cazzo state dicendo? Ma siete italiani? Chiama dell'aerobica. Però parlate italiano. Beh, insomma, questi sono quasi tutti quanti bergamaschi. Ah. Stiamo cercando le bombe sulla linea. Ah. E per questo ti hanno fermato. Che tieni bombe tu? Sì, sì, come no. Eh? No, no, come sì, che bombe? Sei fatto bianco bianco, ti sei messo paura. No, e quella ce l'ho sempre. Quella è paura di avere paura. Scusate che prendo il... Ah, il coltello! Intendo qua, bene! Grazie assai. Però se mi ridate la mano... Permettete una domanda? Dito. Voi siete cattolico? No, io sono disoccupato. Oh, e fate male a non credere, perché quindi il Padre Eterno questa notte ha voluto preparare due grazie proprio per voi. Veramente? Quello vede tutto. Evidentemente ha capito che voi avete bisogno di soldi. E ci ha messo 45 anni per se ne accorge. E che sono di fronte all'eternità. E facetemi capire, ma questo Padre Eterno in cambio... Che volesse da me? Niente, una piccola informazione. Voi quando vendete il caffè, volente o nolente, voi vi accorgete a chi tiene il portafoglio più gonfio. Vabbè. E voi lo dite a me.
e voi volente o nolente glielo sgonfiate. No, volente. Ho capito. Oh, ma la grazia dove sta? Oh, il Padre Eterno nella sua infinita misericordia vi prepara ogni sera per voi una bella 20.000 lire. E io divento ladro per grazia di Dio. Sentite a me, dite a questo vostro Padre Eterno che non mi avete trovato. Però vi siete dimenticati della seconda grazia? No, se come la prima non la voglio neanche sentire. No, è diverso, quello il Padre Eterno vi vuole avvertire che facendo così andate incontro a qualche dispiacere. Mm. Compratura degli arti inferiori e superiori e degenza ospedaliera con prognosi riservata. E questo castigo di Dio per mancata collaborazione chi me lo porterebbe? Dio tata mitrana, ha detto o pazzo. E chi è? Sunghi. Qui, ha mandato pure l'arcangelo Gabriele, qui. E allora? E allora? Allora, se la situazione è questa, se ne può discutere. Io lo sapevo. Ma non qua. È una cosa troppo delicata. E tu? Qua. Maresciallo Greggio, tengo due belle sorprese per voi. Accomodatevi. Ah no, grazie, magari ne parliamo dopo, Però ne parlammi, capito? Ma cosa sono quelle due sorprese lì? Due bei caffè caldi. E come lo sapevate che volevamo il caffè? E quella è stata l'arcangelo Gabriele che me l'ha suggerita. Papà! Papà, vieni, fammi! E se il prete si sveglia? Ma quale prete? Quello è Gennaro Ombroglioni. Chiedo l'elemosina per Napoli, sotto la tonaca, e lo prevedo con me. Scusate, signore. Papà, corri, fambre! Papà, questi signori qua vogliono un termos sano sano. E anche un bel bicchiere di latte per il giovanotto. Però fatela bere nel corridoio, così non dai fastidio ai signori. Ma come uno gli fa una cortesia e quello ci fa l'affronto di andarsela a bere da un'altra parte? E tanto resto io. Non basta, adesso deve restare pure il giovanotto. Avete capito? Datosi che insistete, vuol dire che non c'è niente da fare. Oh, avete visto che con le buone maniere si arriva sempre ad un accordo. Che cosa non si facesse per i figli, Controllo. Prego. Permettete. Dico. Io sono a Bagnano Michele. Piacere, scognamiglia Nicola. Posso esservi utile in che cosa avete detto? Come vi chiamate? A Bagnano Michele. E me lo dite così? E come ve lo devo dire? Mammrogarmene capo! Quagliù. Capo! Ha una carrozza più indietro, c'è un maresciallo dei carabinieri. Tu siediti vicino a lui e non ti muovere. È un amico di papà, vai, vai. Intanto favorite il biglietto. Non lo tengo. C'avete l'abbonamento? Per farmelo sequestrare ogni volta. E allora vi devo fare il verbale, perché voi sapete che sui treni è vietato vendere. Sì, lo so, però è vietato anche a rubare. Che volete dire? Oh, vedete, capo, se volete stiamo. Controllare. Ecco qua. Dopo, dopo. E voi così me lo fate il verbale. E come ve lo devo fare? Con una mano sola, con due è troppo facile. E così lo vedete pure voi com'è bello affaticare con un braccio solo. Non vi facete pigliare poco culo. Quello il braccio lo tiene meglio del mio e del vostro. No, signore, questo è di legno. E io non ci credo. Che vuoi fare, no? Ore? Vuoi vedere che te la pizza dentro al braccio? Ma così prima si vero e dolente. E a pizza. Ah. Dove è andato? Di là. Dov'è? Grazie. Signore. Signora, avete visto uno con una sporta? Ma che è successo?
Ma che ora è? Capo! Non frenate, all'improvviso! Ma come? Capo! Guarda là! Uè, ma che succede? L'ho visto con te? Vedrai, fammi una carità. Non mi far andare in galera. Io non ci posso andare carcerato, se no mio figlio fa la stessa fine nostra. E tu veramente non lo sai quello che si facesse per i figli. Ma io la galera non me la posso permettere, hai capito? Scusate, hai permesso? Messo. Ma la vuoi finire o no? E ti pisci in tuo caffè, hai capito? Ti piscio dentro al caffè. È una creatura. Allora ci canti qualche cosa. Veramente non canto mai. Non ne ha voglia? No, non tengo il motivo per cantare. Allora se vogliamo prendere questo caffè... Prego. Ma come, un napoletano che non canta, e che figura mi fai fare? Tu lo vuoi, boss? E canta, fanculo. Dottore, guardi che il caffè si fredda. Sentirete che bontà. Quanto zucchero? Poco, se non ingrassi. Lei? Dolcissimo. Ma basta che ci sto sola, ma basta che ci sto male, una ninna a cuore, una canzone può cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha dato, dato, dato. Pur dammo ciò passato, che me ne vuole fare ciò? E voi? Magari non è buono. No, è che... ha un sapore curioso. Effettivamente. Ah. E mo vuoi di chi che cos'è questo sapore curioso? Quello che sto fedendo io. Quando non gli abbasti il caffè, ci piscia dentro. Lasciate passare, sgombrate! Un pochettino di fuori, signore, per cortesia! Lasciate passare, dico! Oh, non sono io, capo, capo! Che è? Sono le 7:25, il treno deve partire! Partiamo, tanto ormai ci sta la polizia! Andiamo! Ho capito! Sapete se è salito con l'ispettore del ministero? Che ispettore, no! Non lo faccio! Mi racconto! A uofano io no. Ma c'è che fanno la potenza? A uofano io no. Io ti scommi sangra da voi. Potente. Esci, va a te. A uofano. Andiamo, Dio te. No. Oh, sai che mi cago sotto. Mi fai sempre mettere a paura. La società qui finisce come per incontro. Da domani sera non lavori più con noi. E preghi di perché ti faccio tornare al manicomio.